Siamo davanti al liceo classico Antonio Caputo, è diventato uno dei leader della protesta galatina. Antonio Caputo, qual è il tuo ruolo? Sì, allora noi ieri pomeriggio ci siamo trovati in riunione con tutti gli altri rappresentanti di tutte le scuole di Galatina. Abbiamo deciso di continuare questa mobilitazione anche per oggi, venerdì 24, eventualmente anche sabato 25. La protesta doveva continuare con assemblee pacifiche e occupazioni nelle scuole di Galatina, il liceo scientifico e istituto d'arte, assemblee autogestite autorizzate e il commerciale con occupazione e il liceo classico. Stamattina insieme alle compagne anche del liceo pedagogico sono trovate stamattina davanti ai cancelli per chiedere l'autorizzazione al preside Minardi per un'assemblea straordinaria. L'autorizzazione non ci è stata data, però la voglia degli studenti di far sentire la propria voce, di continuare in questa protesta, è stata così forte che gli studenti sono entrati nel cortile antistante all'aperto della scuola per continuare questa assemblea. E adesso con vari interventi degli studenti stessi, ma anche degli universitari, l'assemblea sta continuando. Quindi voi state facendo un'assemblea nel cortile della scuola, non state occupando la scuola? Per adesso stiamo facendo un'assemblea che non è stata autorizzata nel cortile della scuola. Poi vediamo come continuare la mobilitazione in seguito. E nelle altre scuole precisamente il quadro me lo puoi fare? Allora, nel liceo scientifico la preside ha autorizzato l'assemblea straordinaria per stamattina per gli studenti del liceo scientifico. Nell'istituto d'arte altrettanto la preside ha autorizzato questa assemblea. Nel commerciale, a quanto so, i ragazzi hanno occupato il primo piano chiedendo un'assemblea che non è stata concessa e dalle ultime notizie che mi sono arrivate stanno chiedendo al preside un'assemblea autogestita, quindi stanno autogestendo gli spazi. Ma che cosa fate in queste assemblee? Praticamente continuiamo a ribadire il nostro no ai vari provvedimenti del decreto che vanno contro gli studenti, ma non solo, anche i genitori, il personale docente, il personale non docente viene messo in mezzo. Quindi noi continuiamo a analizzare questi punti. Adesso infatti proprio in questo momento stanno analizzando il decreto 133 che diventerà legge dopo il 30 ottobre. Dicevi ieri che avete una grande voglia di studiare. Sì, proprio per questo, cioè noi non intendiamo non andare a scuola e quindi rifiutare lo studio, ma attraverso lo studio e quindi avendo consapevolezza dei nostri diritti, ma anche della società stessa, possiamo imparare a difenderci, come sta avvenendo in questo modo. Gli studenti hanno una mentalità critica, lo stanno dimostrando in questo momento, lo hanno dimostrato durante tutta la settimana e lo continueranno a dimostrare da oggi fino in poi, fino a terminare il 30 ottobre con una grande manifestazione. Senti, qual è il tuo ruolo nelle organizzazioni studentesche? Io quest'anno ho il ruolo di coordinatore dell'Unione degli Studenti, l'Unione degli Studenti Galatina, il sindacato studentesco che deve difendere i diritti degli studenti, come in Italia, allo stesso modo qui a Galatina. E io posso solamente coordinare all'interno dell'UDS, ma nell'UDS si sono viste partecipe molte realtà studentesche, non solo ragazzi che già venivano all'UDS, ma anche ragazzi delle altre scuole, commerciale, professionale, istituto d'arte, scientifico, che prima non sapevano assolutamente che ci fosse questa realtà sociale, culturale qui a Galatina. Senti, ma nel liceo classico sei rappresentante d'istituto? Sì, e terminerò la mia carica il 30 ottobre. E hai anche un incarico a livello provinciale o no? No, solamente qui a Galatina, rappresentante istituto dell'anno scolastico 2007-2008, terminerò appunto il 30 ottobre e coordinatore dell'Unione degli Studenti fino a gennaio 2008. Bene. A gennaio 2009. Buon lavoro. Grazie. Ciao.